Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. E oggi inizierò una nuovissima rubrica, spero che vi sarà molto interessante e anche utile. E si chiamerà Contro. Perché contro? Perché analizzerò un prodotto della Oriflame con un prodotto commerciale che si trova in Italia da qualsiasi parte. Lo analizzeremo nella qualità, nella confezione e ovviamente anche nel prezzo, ma anche tante altre cose. Il nostro primo prodotto su questo tema sarà un prodotto molto semplice, usato da tantissimi e dovrebbe costare pochissimo perché è usato ogni giorno in varie volte al giorno. Sono le creme mani. Prendiamo la crema mani classica della Oriflame Swedish. Ho preso questa al cocco che è la nuova uscita di catalogo numero 1 e l'erbolario Lodi, non so perché si chiama Lodi, forse probabilmente perché lo producono a Lodi qua vicino tra l'altro, e aletre rosa, crema nutriente per le mani con estratti di rosa centifoglia, pepe rosa e malva rosa. Bene, iniziamo subito con la prima che sarebbe la confezione. Parliamo prima di questa confezione. La confezione è molto comoda, ha un tappo ovviamente che si svita. Non so se è molto comodo per alcuni, può essere anche molto scomodo se vi spalmate le mani e poi dovete chiuderla. Molto molto semplice come confezione, biodegradabile. E parlando di biodegradabile, qua c'è un segno. Vedete questo segno, non so se si vede, che vuol dire è stata riciclata, la confezione, questa plastica è stata riciclata per 4 volte, c'è cioè il numero 4, quindi siamo sicuri che la confezione che stiamo comprando di questa azienda non la paghiamo proprio così tanto, infatti per quello che ha un prezzo molto minore, ma oltretutto pensiamo anche all'ambiente, perché la plastica è stata riciclata. Ovviamente non dovete pensare che la plastica riciclata non sia elaborata è come fosse nuova, ma solamente è stata riciclata dalla plastica che è stata già stata in uso. Come il packaging è molto carino, con l'immagine del cocco, non è scivolosa perché le istruzioni e tutto il resto la rende molto un po' più ruvida, molto carina come confezione. Bene, sulla confezione di questo prodotto io da 1 a 10 gli do un 6. Perché un 6? Perché giusto per questo tappo. Perché adesso io cioè, diciamo che ho preso la mano a usarla con questo tappo così, ma preferisco una confezione apertura e chiusura facile. Quindi metteremo un 6 a questo prodotto. Io ovviamente ho messo un 6 a Oriflame e Herbalife. Bene, parliamo della confezione di Erbolaio Lodi. Molto carina, rosa, un bel rosa giusto perché siamo in tema di rosa. Apertura facilissima, facile, chiusura, apertura, molto un po' più bombata, nonostante contengano la stessa quantità della crema 75 ml, anche questa contiene 75 ml, c'è scritto qua. Questa è un po' più lunga, quindi probabilmente se vi è più comoda metterla nella borsa, questa è forse più piccola, ma questa è più sottile, e la rende anche molto comoda a volte. Confezione 75 ml, qui cosa abbiamo? Riciclato, c'è anche il simbolo di riciclato, ma purtroppo non c'è nessun numero. Probabilmente questa confezione è stata ancora neanche riciclata, perché il numero del riciclaggio qua non c'è. Quindi non vorrei pensare a queste cose che Erbolaio lo mette solamente simbolo giusto per metterla che sia riciclata, ma mi è capitato solo un prodotto dell'erbolario non riciclato così, quindi non lo giudicherei su questo. Confezione molto 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 come si dice?
scivolosa, quindi pensate quando avrete la crema sulle mani, questa confezione sarà ancora più scivolosa. In sé come confezione non è male. Allora, la confezione è fatta con, c'è scritto, con canna da zucchero riciclabile al 100%. Bene. Suo packaging non è che mi piace molto, ma mi piace molto la storia della crema che loro hanno messo, che non è male. L'unica cosa che non mi piace di questa confezione è che non scrivono ingredienti in quella che c'è qua. Qui, guardate, in tutte le lingue del mondo, se avete una buona vista, io comunque la leggo, meno male, riesco a leggere, creato in Svezia e distribuito nella Polonia, quindi preferisco comprare un prodotto che abbia le istruzioni. Nonostante, penso che in qualsiasi negozio dell'erbolario, se andate, vi forniranno tutte le istruzioni che vi servono. Da 1 a 10 a questa confezione, io darò un 6 anche a questa. Quello sì. Bene, adesso iniziamo il tema di profumazione e la consistenza. Allora, vediamo un po'. Ha un colore bianco. Qui c'è scritto che contiene l'olio di cocco. Non so quanto è percentuale perché in realtà prima che lo leggo finirò il video. La sua consistenza è questa, bianca. So perfettamente che le creme di questa azienda per le mani sono molto buone. La consistenza è molto, non è liquida, ma visto che ha latte di cocco, quando ve lo mettete col calore del vostro corpo, questa crema inizia a sciogliersi e vi dà questo profumo di cocco molto molto buono. Non è appiccicosa, non lo dico adesso perché l'ho provata per questi giorni e vi dirò che non è assolutamente appiccicosa. Io odio le creme appiccicose più che altro per le mani. Non contiene silicone. Buono, un profumo non nauseante, lo sentirete solamente quando vi mettete la mano qua, se no non lo sentite da qua, un pochino ma poco. Si assorbe molto velocemente come crema, mi piace, non mi dispiace, quindi sul prodotto come cosa da 1 a 10 io gli do ovviamente il 9. Bene, ci siamo lavate le mani perché è il momento di provare la crema a tre rose. Profumo, buonissimo profumo. Guardate la sua consistenza. Non è così liquida come quella di cocco. La potete vedere da come rimane. Non si scioglie. Molto più spessa. Probabilmente sarà più adatta alle mani più secche. Questa crema, un profumo molto sottile. Meno male che non è proprio un profumo alle rose, perché io vi dirò un segreto: io odio profumo di rose, non mi piace proprio il profumo alle rose, lo trovo più che altro nei prodotti cosmetici. Piacevolissimo, molto piacevole, piacevole. Non è appiccicosa neanche questa, ma la trovo più spessa e la trovo anche che si assorbe molto più lentamente di quella al cocco. Sì, molto più lentamente. Io ce l'ho ancora, non si vede, ma mi sembra che io abbia ancora la crema sulle mani perché è veramente spessa come crema. Asciughiamo. Ok, non è male, ma secondo me ha un effetto. Non c'è scritta il contenuto. Secondo me, un po' di alcol ce l'ha questa crema. Perché in questo caso, in questo momento, io sento un effetto di alcol sulle mani. Sapete l'effetto dell'alcol sulle mani? Quando vi sembra che si stanno asciugando. Ecco, non è male. Gli do un 8, giusto perché si assorbe molto lentamente. È arrivato il momento di dirvi i prezzi di questi prodotti. La crema della Oriflame, il suo prezzo è sul catalogo in offerta a 1,70 euro.
penso che sia un prezzo ragionevolissimo, anzi meno di quello che uno pensa, perché in effetti è una crema, semplicissima crema, e trovo il prezzo fantastico e pensate che potrebbe raggiungere a un prezzo 1 euro se siete consulenti dell'azienda. Se non sapete come, mi scrivete e potete acquistare a 1,70 euro questa crema, anche meno. Veramente buon prezzo, accessibile a tutti. Quindi, per la qualità prezzo e la qualità su questa qualità crema, io gli do un 10 pieno perché una crema di ottima qualità con un latte di cocco, olio di cocco, veramente, veramente un buonissimo prezzo. Un 10 a questa crema per questo prezzo. Il prezzo di questa crema, sono andato a vedere, ovviamente non l'ho comprata questa crema, questa è stata regalata, non a me ma in famiglia. Questa crema costa 10 euro all'erbolario. Non comprerò mai una crema per le mani a 10 euro, veramente, penso che sia troppo per una crema che costi 10 euro. Nonostante che sia una semplicissima, sottile confezione, molto, molto carina, profumo molto buono, ma questo prezzo non vale. Io questa crema gli darei, potrei dare 2,50 euro, 3 euro. Quindi sulla qualità prezzo gli do un 3. Purtroppo sì. E arriviamo ai risultati, ovviamente. Parliamo del crema della Oriflame al cocco, latte di cocco. Allora, per la confezione abbiamo dato 6, giusto perché la confezione è un po' scomoda da apertura. Per la qualità di prodotto le abbiamo dato il 9, perché veramente si scioglie, ve lo faccio vedere ancora una volta come si scioglie questo prodotto, vuol dire che contiene veramente cocco. Eccolo qua, guardate, veramente sì, sembra un burro, sembra un burro. Al posto, se io metto l'altra, dove l'altra? Ecco, mettiamo un'altra. Consistenza è totalmente diversa, vedete? Questa è la consistenza di Erbolario e questa è della Oriflame, totalmente diversa, è molto più spessa. Erbolario. Vado un attimo a lavarmi. Eccomi qua. Mi sono lavato le mani. Sapete che vi dirò che dopo lavati le mani, che profumo vi rimane? Di quale crema vi rimane il profumo? Questo ve lo scrivo solamente se mi scrivete la domanda: quale profumo rimane sulle mani? Sarò sincero su questa cosa e ve lo scriverò giustamente. Quale profumo mi è rimasto sulle mani dopo che mi sono lavata le mani. Perciò andiamo avanti. Sul prodotto consistenza e tutto il resto, il gusto, gli ho dato il 9, su qualità prezzo gli ho dato 10, quindi in totale raggiunge 25 punti. È solamente mia questa, come si dice, non mi ricordo, questa verifica. 25 punti abbiamo la crema della Oriflame al cocco e l'erbolario abbiamo dato la confezione 6, perché 6 le abbiamo dato 6 perché non ha il componente degli ingredienti sulla confezione, e le abbiamo dato anche perché non è stata in realtà riciclata, perché c'è il punto di riciclo ma non ci sono i numeri di riciclo. Non sto parlando che Erbolario non ricicla ma mette solamente questo, no, non sto dicendo questo. Ma probabilmente mi è capitata la confezione senza nessun numero riciclato, quindi è stata una confezione nuovissima, e che non corrisponde a ciò che sia riciclo. E sul prezzo, che costa 10 euro, gli ho dato 3, giusto per non dargli 0, perché io credo che 10 euro per una crema per le mani 75 ml questa sia veramente tanto, veramente, veramente tanto. E totale riceve 17 punti. Ovviamente vince la crema della Oriflame al cocco. La consiglio tantissimo, costa 1,70 euro per i clienti. Qualsiasi cliente, se trovate un consulente, se non trovate un consulente a Milano, vi potete scrivere e potete acquistarla.
Se no vi iscrivete, vi iscrivo io, e mi scrivete, vi iscrivo e potete acquistare voi stessi e vi arriva a casa. Bene, su questo nostro vi contro vi è finito. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio. Se vi è piaciuta la tematica mettete like, se vi piacerebbe vedere un altro prodotto che volete vedere voi, mi scrivete quale prodotto e lo riuscirò a trovare, lo proviamo e lo analizzeremo insieme a voi. Bene, ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona giornata.